Nel post partita di Mazzara Casteldaccia terminata 0-1, siamo con Angelo Restivo, collaboratore tecnico del Casteldaccia. Mister, tre punti pesantissimi. Tre punti fondamentali, ma soprattutto diciamo importantissimi per il gruppo, visto che insomma era una squadra con il morale sotto i tacchi e questa vittoria quantomeno io la considero una vittoria del gruppo. Sicuramente un grande passo in avanti, anche se rimangono tante altre partite con molti scontri salvezza, quindi abbiamo fatto un passo in avanti, però ce ne sono tanti altri da fare. Ecco, non è stata una settimana semplice il cambio in panchina, chiaramente anche altre metodologie di lavoro, un periodo non facile, un punto soltanto nel girone di ritorno, però è arrivata una buona prestazione, una buona risposta sul campo. Sì, diciamo che è arrivata una buona prestazione. Io intanto voglio sottolineare il lavoro del mister Bernardo, che c'era prima, perché abbiamo trovato una squadra fisicamente che stava bene e questo è importantissimo, hanno corso 95 minuti. E poi noi non abbiamo fatto nient'altro che cambiare soltanto il modulo, nient'altro. Poi i ragazzi hanno lottato e infatti la considero proprio la vittoria del gruppo, assolutamente. Quanto è contata secondo lei l'aggressività da parte della squadra? Perché abbiamo visto una fase di non possesso veramente determinata. Tantissimo, perché sapevamo di venire qui a Mazzara contro una squadra che ovviamente aveva bisogno di punti come noi, quindi sicuramente ci avrebbero aggredito sin dal primo minuto. Quindi se non trovavamo una squadra pronta non uscivamo vivi da qui. Ovviamente hanno lottato pallone su pallone appunto per trovare anche le motivazioni loro, che era importantissimo. Per quel che riguarda le chance di salvezza, dicevamo proprio in apertura, sono tre punti fondamentali, tre punti pesanti che avvicinano non solo la zona salvezza diretta, ma comunque vi consentono di respirare dalle zone caldissime della classifica. Quanto aumentano dopo quest'oggi? Come ho ripetuto prima, noi abbiamo nei prossimi tre impegni altri tre scontri salvezza, quindi sicuramente passo dopo passo possiamo un po' uscirne, però ovviamente abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, ancora rimangono tante altre partite, tanti altri punti a disposizione, quindi cercheremo già la domenica prossima, che abbiamo un altro scontro salvezza, di poter fare un altro piccolo passo in avanti.